Allora, ci troviamo sul porto di Trani, la parte più bella di una città medievale. Siamo nei pressi della cattedrale del centro storico. Centro storico ha presente la sinagoga del 1244, il periodo di Federico II di Svevia, la seconda sinagoga più importante d'Italia dopo Napoli. Subito a due passi abbiamo la cattedrale di stile romanica, pugliese, costruita nel 1100, conclusa nel XIII secolo, cioè 1300, con una bellissima cripta, con delle grotte di San Leucio. Vicino alla cattedrale abbiamo anche il castello svevo di Federico II di Svevia, sempre con le costruzioni dei castelli pugliesi. Questo era un ex carcere, ci sono delle arcate dietro perché c'è una storia che narra che i carcerati, diciamo, chi veniva preso che doveva scontare la sua pena, entrava, lo portavano dal mare e c'erano delle entrate secondarie dietro. Sì. Da questo carcere ed entravano dentro. Questo qui è stupendo, questo carcere, ex carcere del Castello Svevo, perché quando c'è la festa patronale a Trani, 30, 31 e 1 agosto, c'è la settimana medievale di Re Manfredi che si rinnova ogni anno. Tutti i vestiti medievali, la gente, il re, la regina, bello. La strega maledetta che portava maledizione, cioè è una settimana medievale che si ripete ogni anno ed è bellissimo. Dopo la cattedrale, Trani offre anche una bellissima villa comunale nei pressi del porto, con un bellissimo fortino, apprezzato molto da tutti i turisti, che ha la vista a porto. Dopo la villa comunale abbiamo un'altra bellezza sul lungomare, Cristoforo Colombo. Quindi Trani era e lo è una città di giurisprudenza e di musei. Quindi venitela a visitarla.